No, sono felice. Già dicevo a Giusy quando ci siamo sentite per telefono che vedevo la luce in fondo al tunnel, nel senso che io ho fatto delle terapie pesanti oncologiche e i medici, fra l'altro, mi hanno detto: guarda, i neuroni una volta che sono bruciati, non puoi recuperare più. E io prima ricordavo tutto, cioè avevo una memoria veramente pazzesca, quindi per me è stato un trauma più di quello fisico, ho anche chiaramente delle mancanze fisiche, però più quello proprio di testa. E riuscire a vedere questa luce e riuscire a ricordarmi le cose, ma anche sto iniziando ad usare le tecniche tutti i giorni, cioè nella vita di tutti i giorni, no? Stamattina ero su che sistemavo delle cose sopra, mi sono venute in mente delle cose da aggiungere a una lista della spesa, per fare l'esempio. Però non potevo scriverle subito, non me le sarei mai ricordate. Allora mi sono immaginato mio marito sotto la doccia che si faceva il bagno col bagnoschiuma che mangiava un limone. E quindi quando sono scesa ho segnato i limoni. Cioè, non so, sembrano cavolate, però io mi dimenticavo tutto prima. Cioè, anche fare una semplice lista della spesa per me era allucinante, dovevo avere sempre in tasca il bigliettino e la penna, ogni qualsiasi volta, qualsiasi cosa mi dovevo segnare, dovevo segnarla subito, perché sennò, e quindi mi sta cambiando la vita, cioè, e immagino adesso devo iniziare a preparare l'esame di anatomia, ho già dato quello di biologia, ma ho fatto 2 mesi di inferno, perché veramente ci ho messo tantissimo tempo e 3 volte volevo ritirarmi dall'università perché ho detto non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare, ormai sono anticappata perché così ti fanno sentire, no? E invece così penso, dai, adesso da questa settimana inizio a divertirmi, a fare le mappe e a mettere le immagini. E non vedo l'ora di iniziare con la nuova materia perché ho proprio voglia di provare e di farlo divertendomi. E quindi grazie, grazie, grazie. Cioè, veramente tanta roba. Mi avete ridato vita. Cioè.